New Balance Racing 1400 versione 5 dopo circa 100 km. Andiamo insieme. Questa scarpa diverse gare sul bagnato, sull'asciutto, mi ha sempre garantito un ottimo grip. La durabilità di questi inserti, quindi della suola, devo dire che è molto buona. Non ci sono segni di usura evidenti dopo 100 km, però la pecca è che i vari inserti hanno iniziato a scollarsi. Non so se riuscite a vedere, questo è stato il risultato. Molto ammortizzato sul tallone, molto meno ammortizzato sulla parte anteriore, ed è questo il motivo per cui io preferisco usare queste scarpe solamente negli allenamenti veloci e corti. C'è da dire però che alcuni miei amici hanno usato lo stesso modello e si sono trovati benissimo anche per allenamenti. Ha un'ottima adattabilità alle diverse superfici del terreno grazie a questa fessura che si vede qui sulla suola, garantisce appunto un certo movimento della punta rispetto al tallone, quindi una certa flessibilità e adattabilità alle diverse superfici del terreno. Sono molto contento per la tomaia, perché dopo 100 km, non so se si vede, non si è deformata, garantisce quindi ancora un'ottima stabilità. Ha un rinforzo sulla parte della punta, come è possibile notare qui. Non presenta cuciture, per cui non dà alcun fastidio. Per quanto riguarda la parte del tallone, c'è una conchiglia, è protettiva, ecco, ma non troppo. La linguetta non è né troppo spessa né troppo sottile, abbastanza confortevole. I lacci sono della lunghezza giusta, non troppo lunghi, molto aderente soprattutto sulla parte dell'avampiede, per cui consiglio di prendere una mezza misura in più. È una bellissima scarpa dal mio punto di vista, la userò per allenamenti veloci in pista, sul tapis roulant, la continuerò ad usare sicuramente per qualche gara, 5-10 km, non oltre. L'unica pecca, peccato, per la suola che si scolla. Se vi è piaciuto il video mettete un like. Per vedere insieme a me altri modelli di scarpe o altre tipologie di allenamento, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio e alla prossima.